Oggi andiamo a fare i burritos Tex-Mex, in realtà in stile Chicago, perché questa è una ricetta che fanno molto spesso in tantissimi locali a Chicago. Allora, da cosa partiamo? Olio, poco, pochissimo olio, in una casseruola. Accendiamo il fuoco, nessun insaporitore, e si va ad aggiungere carne macinata piuttosto grassetta, quella che poi normalmente da noi viene venduta come carne da ragù, e ne mettiamo circa 500-600 grammi. Considerate che io poi andrò a fare 4 burrito al massimo. E ora questa carne la facciamo rosolare, ma proprio bene 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 bene, e nel frattempo prepariamo gli altri ingredienti. Vado a affettare la cipolla in modo piuttosto grossolano, Dopo aver preparato la cipolla si vanno a preparare i peperoni. Peperoni dello stile frigitello, peperoni comunque dolci. La carne è pronta quando comincia a sfrigolare. Lo sentite questo rumore? È un rumore completamente diverso da quello che c'è all'inizio. All'inizio sembra quasi che stia alessando perché tira fuori tutti i liquidi. Aggiungiamo tutta la cipolla e facciamo rosolare per qualche minuto, e nel frattempo io vado a tagliare i peperoni. Ora aggiungiamo i peperoni. Diamo una bella salata. Aggiungiamo un pizzico abbondante di origano, origano secco, e un cucchiaino colmo di cumino macinato. Anzi, facciamo anche un cucchiaino e mezzo. Ora abbassiamo leggermente la fiamma, quindi una fiamma medio-bassa, e lasciamo cuocere per almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Ora deve proprio arrivare ad essere perfettamente cotto. Mi raccomando, non aggiungete liquidi, qui non servono. Bisogna avere un pochino di pazienza, ogni tanto andare e girare. E vi dico la verità, se si attacca un pochino è anche meglio, perché darà anche un sapore anche più buono. La carne è pronta, vedete? È cotta. E quello che vi dicevo, cercate di portarla a questo grado di cottura, vedete? Che è quasi abbronzata. Ovvio che non deve essere secca, però deve essere bella croccantina. Poi gli altri ingredienti per questo burritos: riso cotto ad assorbimento nel modo classico, fagioli già cotti, jalapenos, in questo caso qui questi sono già sotto salamoia, ma se volete potete metterli anche freschi, il cheddar, poi questa è proprio un'aggiunta che faccio io, una bella salsetta piccante sempre di jalapeno. Ci sono poi anche altri ingredienti che si possono aggiungere, il pico de gallo, che poi alla fine è un'insalata di pomodori con la cipolla, il coriandolo, oppure, o anche insieme, il guacamole. C'è tante versioni, questa versione vi posso assicurare che è veramente appetitosa. Uso come tortillas una tortilla media. Metto la padella sul fuoco, la faccio scaldare un pochino e ci mettiamo per un minuto per lato le nostre tortillas. Allora, come si va a riempire? La prima cosa, si mette il riso. Lasciate questo spazio qui vuoto perché servirà poi dopo per chiudere il nostro burrito. Fagioli. La carne con i peperoni. Il cheddar grattugiato. E poi vado a mettere un jalapeno e lo vado ad affettare. Questo ovviamente è a vostro gusto, se non amate il piccante lasciate proprio perdere. Poi si aggiunge la salsina di jalapeno e qui naturalmente andate a vostro gusto. Come si chiude? E in questo caso qui sarà veramente molto difficoltoso. Si crea il fondo e poi, con tutta la pazienza del mondo, si va a chiudere così. Vado a prendere un po' di stagnola e vado a chiudere il fondo. Questo è quello che faccio per me, ci metterò doppia dose di peperoncino. Vado ad aggiungere una buona dose di salsa, questa mi piace proprio da morire a me, perché non è poi piccantissima.
Volete sapere com'è? E io ve lo dico subito. Ma se dico che è il burrito più buono che ho mai mangiato, ci credete? Io ci credo, è vero.